Un acquerello dal sapore autunnale per testare tanto nuovo materiale. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video in cui creeremo insieme un acquerello dal sentore autunnale. Faremo insieme una fantasia di zucche. In questo video proverò insieme a voi in presa diretta il materiale che ho preso su Shein ed esattamente questo bellissimo set di pennelli, gli acquerelli che destavano, suscitavano in me molta, molta curiosità e soprattutto la carta che ho preso. Trovate tutti i link dei prodotti qui giù in info box. Vi dirò tutte le mie impressioni complete alla fine del video. Vi ricordo che vi aspetto in libreria con il ricettario dell'arte, il mio libro in cui vi suggerisco i metodi di composizione di tutti i più importanti materiali dell'arte, della creatività e del restauro. Vi aspetto su tutti i miei canali, Ombrette 2 Corina K, su tutti i miei social, Instagram, TikTok, Facebook, e vi aspetto ai corsi di arte per te: corso di disegno, corso di acquerello, corso di tecniche pittoriche, corso di critica d'arte, corso di pittura ad olio e corso di disegno. Me ne stavo per dimenticare qualcuno. Per informazioni scrivetemi sulla posta privata di Facebook e sarò lieta di darvi tutte le informazioni. Ma adesso basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra fantasia di zucche. Ed eccoci qui sul piano da lavoro per provare un pochino di quelle cose che vi ho fatto vedere sul video della haul di Shein. Proveremo insieme, no, non queste, ho sbagliato matite, le matite acquerellabili. Eccole qua, queste qui. Bellissime, questi pennellozzi che mi sembrano molto molto carini. E poi quello che bramo, già li ho sporcati, gli acquerelli che sono sia metallici, ecco qua, normali e metallici. Voilà. E naturalmente che fa? Non la proviamo la carta di Shein, quella che ho preso su Shein? La marca è Bahohong. Vediamo un po', 100% cotone. Ho già segnato il cerchio, andiamo a creare qualcosa. Invece delle matite normali, userò le matite acquerellabili per creare il disegno. E userò, un attimino che prendo il vassoio adatto, il Van Dyck Brown, il Bruno Van Dyck. Cominciamo subito. Allora, naturalmente ci servirà poi dell'acqua e la nostra pezzetta. Iniziamo ponendo in essere il nostro disegno. Io voglio fare delle zucche, un soggetto autunnale. Voilà, e l'impostazione è data. Quindi ho dato il cerchio col compasso, alleggerisco il tono della matita che non è acquerellabile e ripasso sempre col Bruno Van Dyck acquerellabile. Voilà, è giunto il momento di prendere i pennelli. Prendo un 8 a punta tonda e comincio proprio con un arancio zucca e poi scendo di tono aggiungendo un po' di marrone. Devo dire che si fondono abbastanza velocemente i colori e hanno, almeno così a vederli, una buona pigmentazione. Bagno la parte così e
Inserisco un po' di colore. Faccio una tecnica mista, bagnato su bagnato e poi rifiniture bagnato su asciutto. Tiro via i punti di luce. Guardate questi pennelli come aspirano l'acqua, fantastici, fantastici, ci piacciono. Quindi passo dall'altra parte e anche qui inserisco. Naturalmente, andando bagnato su bagnato, alterno gli spicchi di zucca in modo tale da dare il tempo di far asciugare la parte e aiuto anche l'asciugatura là dove non mi serve troppa pozzanghera, tirando via il colore in eccesso con il pennello. Metto l'acqua anche negli altri spicchi. E inserisco con un marrone freddo, prendo del marrone e del blu, li unisco. Comunque la pigmentazione è fantastica e la scioglievolezza di questi colori paragonabile all'indoor. Basta passare il pennello e subito vanno. E voilà, definisco gli ambiti che poi andremo a sistemare. Per adesso sto dando le basi colore a tutte le zucche. Questa qui ha un colore che è dato un po' di giallo, così un po' di ocra, un po' di verdino. Prendo anche, già che ce l'ho in palette, una punta di marrone scuro, una punta di rosso, una punta di blu, una punta di giallo, per creare una sorta di grigio. Eccolo qua, perfetto, un grigio verdastro che mi servirà per segnare l'incipit della mia zucca. Allora, cosa faccio? Bagno tutto dopo aver dato il tocco iniziale. Voilà, quindi un bagnato su bagnato in cui prevarrà lo sporco più che. Voilà, e poi col pennello asciutto tiro via l'eccesso di colore lì dove voglio che la parte risulti più chiara. L'ultima, la più grande, voglio farla di un colore più carico. La arricchisco anche nell'illustrazione da cui sto traendo ispirazione, è la più carica delle tre, quindi comincio ad andare. Thank you.
lasciamo asciugare. Nel frattempo riprendo il mio giallo e comincio con un po' di bagnato su asciutto a meglio definire le forme della mia zucca. I pennelli sono fantastici, ragazzi. Se aspettavate il mio feedback per sapere come fossero, meravigliosi. Non mi aspettavo tanta affidabilità, sinceramente. E ora vado a rifinire tutto a secco, cioè bagnato su asciutto. E adesso vado ad intensificare tutte le parti che devono essere più scure, quindi con dell'acqua le bagno, quindi bagno solo quelle parti. E poi inserisco dell'arancio e del bruno. Momento in poi mi dedicherò alla vivacizzazione dei pezzi e all'intensificazione delle ombre, facendo degli scuri al di là di ogni curva e tirando fuori la luce nel punto di maggiore esposizione. Tendo sempre a lavorare bagnando il supporto, tranne quando do delle linee sottili dove voglio semplicemente intensificare la parte più in basso, dove utilizzo semplicemente, come vedrete, un filamento di colore seppur molto diluito. Le ombre invece più grandi le staglierò con delle pozzanghere ampie. Arrivo quindi a fare la foglia. Definisco prima una campitura larga di verde. Se mi cade qualche peletto o qualche pezzo di gomma da prima, lo elimino e comincio quindi a dare un verde di fondo che farò asciugare e dettaglierò in un secondo momento. Per adesso sto dando delle pozzanghere inserendo semplicemente qualche tono differente. Per esempio le larghe campiture di marrone che danno proprio il sentore di autunno. Stessa cosa faccio anche sulla zucca verdastra, dove oltre alle ombre grigie inserisco anche delle ombre arancio a riverbero di tutto ciò che sta attorno alla zucca stessa. Tampono un po' le ombre e le spando col pennello e le macchietto anche con le dita. Mi vedrete anche usare ogni tanto le dita per tamponare picchiettando il colore e lasciarlo un po' a macchia. Per i piccioli inserisco lo scuro sin dalle pieghe della zucca e poi lo faccio risalire lungo il picciolo, che lavorerò a macchia. Quindi dapprima darò una prima fase così per definirne tutta la zona, ma poi vedrete nel corso del disegno che ci tornerò da asciutto per dare delle macchiette, delle lineette e con lo stesso colore intensifico le ombre della zucca. Come vedete, quindi l'acquerello che sto facendo è un acquerello a più strati, dove l'intensificazione del colore e l'intensificazione delle ombre viene fatta strato su strato con film molto sottili di pellicola pittorica. Adesso le foglie, un bel fogliame sotto le zucche di differenti verdi, dato tutto a pozzangherine molto copiose. Thank you.
dedico un po' ai vari piccioli e con lo stesso colore intensifico sempre le ombre profonde. Adesso per il fondo bagno tutto copiosamente, proprio tanto tanto, bello bagnato, preparo un colore neutro, molto chiaro, lo faccio con un giallo, un bruno e diluisco tantissimo e poi do qualche macchietta, sempre bagnato su bagnato, aggiungendo un po' di colore un po' più scuro. Nel frattempo, mentre il fondo si asciuga, comincio a definire anche la foglia sulla sinistra, sempre con una campitura di verde che poi vado a stagliare di macchioline per segnare quelle che sono le venature della foglia. Come vedete, uso l'acqua e la faccio veicolare molto per dare proprio quell'effetto maculato, macchiato, impreciso, naturale. E poi faccio asciugare il tutto prima di fare le ulteriori rifiniture. Nel frattempo mi dedico ai particolari della zucca e ai vari piccioli, filamenti che rendano un pochettino più armonica la composizione. Mano a mano continuo a strutturare il lavoro definendo a piccole zone, sempre con delle ombre molto molto liquide e velate. E adesso passo a un momento di intensificazione per macchiette. Vedete, poggio il pennello, picchietto, a volte stiro, do un'ulteriore profondità, anche se rimango molto molto leggera e trasparente. Più trasparente il disegno, più lente devono essere le stratificazioni. Definisco i piccioli e intensifico le ombre, anche quella attorno alla foglia, che è molto importante. Definisco ulteriormente anche la foglia, la coloritura dei piccioli, mi dedico alle particolareggiature, puntino, tampono, rendo un po' più caldo il disegno dando queste piccole macchiette che rendano più movimentata la campitura colorata. Mi dedico ora ai neri più profondi. Quando uso la punta del pennello significa che proprio vado delicata, poggio appena il finire del pennello per dare dei filamenti molto leggeri per poi appunto ridistribuire le ombre in maniera annacquata. Questo lo farò fino alla fine perché dà omogeneità e mi consente di tirar fuori le luci. Faccio asciugare bene il tutto, prendo un bel pennellone grande, creo un bruno e sporco il fondo, lo macchietto, per dargli un sentore un po' antico e un po' rustico. E adesso bagno tutto con il pennello un po' sporco di questo colore, che non è un colore, è un colore
Così lo vedete, vedete questo bruno molto chiaro che metto, tampono, sporco un po' tutto per dare al fondo una coloritura chiarissima, ma che comunque non risulti piatta, e lo movimento proprio col movimento dell'acqua. E adesso, per dare unità, leggera leggera e bagnato bagnato, passo su tutto. Tiro via l'acqua dove è troppa per non fare macchia e lascio asciugare. Ci vediamo con le foto al lavoro asciutto. Pollice in su e condivisione se questo video vi è piaciuto. Visto che bello il nostro acquerello e che fantastici materiali, devo dire che hanno retto alla grande, hanno supportato alla grande il mio lavoro. Allora, la carta si è comportata benissimo, non ha fatto le palline, e avete visto quanto l'ho inondata di acqua, specialmente alla fine. Con tutta quella inondazione ancora non l'ho stirata, eppure guardate, ha tenuto perfettamente, si è imbarcata veramente pochissimo, proprio pochissimo, basta stirarla con le mani e torna perfettamente in forma. Colori belli, intensi, vibranti, ma allo stesso tempo dal sentore antico, qualora gli ci volesse dare appunto il sentore rustico, molto sovrapponibili, molto scioglievoli, i godessi fluidificano molto facilmente, una granulometria di polveri molto sottile al loro interno, veramente dei bellissimi acquerelli nella loro componente normale. Ancora non ho provato la parte metallizzata e pastello, però quelli che ho provato con voi, cioè tutti i colori normali, sono bellissimi, e quindi carte acquerelli promossi. Menzione speciale va per i pennelli, non perdono le setole, spandono perfettamente il colore, ma soprattutto per acquerello hanno un ritiro della pozzanghera che è fantastico, paragonabile ai grandi pennelli di marca. Il ritiro della pozzanghera in acquerello è una cosa molto importante, perché vi permette di controllare l'immissione dell'acqua all'interno del vostro lavoro. Devo dire, dei prodotti stupendi, sono felicissima non soltanto per voi di avere trovato così buone alternative a così basso costo, perché ragazzi, dico basso costo, è vero, troverete l'album costare dagli 8 ai 13 euro, e voi mi direte, ma un album dagli 8 ai 13 euro? Sì, ma è un 100% cotone da 300 grammi. I pennelli sono una gamma completa di pennelli, compresi di scatole d'astuccio, e costano veramente una miseria rispetto a la concorrenza anche ai costi, e si comportano molto bene. Io penso a tutte quelle persone che come me fanno un uso costante e continuo di questi materiali, oppure quelle persone che non hanno una larga disponibilità economica e quindi devono sacrificare il loro voler fare arte a dispetto dei grandi costi che questo settore ha, spesso anche ingiustificatamente. Lasciatemi dare questa nota polemica al settore belle arti: spesso sono giustificati, cioè per esempio il costo dei pennelli lo giustifico, il costo di alcune carte lo giustifico, ma il costo di alcuni colori, devo dire, mi risulta veramente difficile da comprendere, anche perché se andate a vedere sul mio ricettario dell'arte, fare i colori non è questo campo così ardimentoso e difficile, fare dei buoni colori, e lo dimostra l'esistenza di questo genere, di questa tipologia di colori low cost, ma veramente splendidi. Spero che il mio lavoro vi sia piaciuto, di avervi dato ispirazione. Io ho tratto anche io ispirazione da un lavoro visto, fatto mi pare su Pinterest, adesso non ricordo esattamente, e ho dato la mia interpretazione così.
Spero vi sia piaciuto, se è così fatemelo capire con un pollice in su e magari una condivisione e venitemi a trovare su tutti i miei altri social. Mi raccomando, se volete imparare a dipingere, a disegnare, venite a iscrivervi ad uno dei miei corsi qui online. Vi aspetto per le informazioni su Facebook. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta. Ciao!